Stiamo facendo un sondaggio sociale e per il progetto Il futuro è adesso. Ti posso fare due domande? Come ti chiami? Di Mi dove chiamo sei? Alessandra. Potrebbe per favore descrivere una società in cui ti sentirei felice? Come vedi questa società? Come dovrebbe essere la medicina, l'assistenza sanitaria e l'istruzione in tale società? Ok, allora una società nella quale mi potrei sentire felice dovrebbe essere una società paritaria. Dal punto di vista medico-sanitario dovrebbe essere ok, vabbè, in Italia lo è, più inclusiva, però ci sono posti tipo America in cui non c'è inclusività e se non puoi pagare non puoi permetterti comunque delle cure per qualsiasi cosa, quindi penso sarebbe questo importante in qualsiasi società. La seconda domanda, vorrei vivere in una società pacifica dove tutti noi possiamo lavorare 4 giorni a settimana, 4 ore al giorno, ricevendo un stipendio pienamente sufficiente per mantenere noi stessi e le nostre famiglie. Prima. Seconda, avere 2 periodi di vacanze all'anno e un pacchetto completo di previdenza sociale. Terzo, avere una medicina e una formazione di alta qualità è assolutamente gratis. Sì, penso sarebbe ideale sia dal punto di vista lavorativo, cioè nel senso lavorare 4 ore al giorno, penso sarebbe decisamente ideale piuttosto che lavorarne 8, Perché? perché ci sarebbe più spazio per l'individualità e per potersi dedicare ai propri hobby. E anche dal punto di vista sanitario, avere medicine gratuite, sì, non sarebbe male, poi ovviamente bisognerebbe capire se sia una cosa fattibile o meno. Quali altri aspetti aggiungere tu puoi aggiungere per migliorare la vita? Allora, cioè io vabbè, ci tengo molto al femminismo, quindi penso che la parità sarebbe importante per migliorare la vita sociale, quindi che le donne e gli uomini fossero considerati allo stesso modo, che le donne guadagnassero quanto guadagnano gli uomini, dato che statisticamente le donne guadagnano di meno comunque, e che la donna non venga concepita magari come oggetto, cosa che succede tutt'oggi. Quindi una maggiore sensibilizzazione affinché questa cosa accada. Oggi sulla piattaforma Allatra, le persone semplici provenienti da tutto il mondo stanno discutendo sul modello di una società creativa e costruttiva che soddisfi le esigenze di ogni persona sulla Terra. Quando più persone esprimono le sue opinioni, più facile sarà da capire cosa ce ne abbiamo bisogno tutti noi. Secondo te, che cos'altro si può fare? E attraverso l'istruzione comunque, cioè nel senso penso debba partire dalla scuola, cioè comunque è una grande fonte di istruzione, quindi penso che bisogni migliorarla e renderla più, non mi viene il termine, più inclusiva comunque. Grazie mille.